Sì, è una giornata importante oggi qui a Musile con questo incontro per quanto riguarda il sociale. Parliamo oggi di un tema importante legato soprattutto ai sindaci e al territorio, è quello appunto degli anziani, della non autosufficienza, del lavoro che compiono le amministrazioni in questo periodo, soprattutto di difficoltà economico-finanziaria, nel reperire risorse per poi dare quelle risposte importanti alle famiglie. Il ruolo dei servizi sociali è un ruolo importantissimo, in questi anni ha sopperito molto nel peso appunto alla famiglia, però pensiamo che la giusta sinergia fra pubblico e privato e quindi gli attori principali, le amministrazioni comunali, le ASL, però anche le aziende private e quindi diciamo con la cooperazione di tutti gli attori si possa veramente far squadra e soprattutto far squadra per rendere più agibile, più fruibile un servizio alle famiglie, quindi il sostegno a queste famiglie in difficoltà e soprattutto famiglie dove ci sono persone anziane, ammalate, non autosufficienti, che hanno sicuramente bisogno anche della pubblica amministrazione. Quindi miglior servizio ma soprattutto miglior risparmio e quindi efficienza. Questo contesto deve essere portato avanti con la copartecipazione di tutti e quindi la sfida che oggi noi lanciamo qui da Musile è proprio quella di partire affinché i vari stadi istituzionali, dai comuni alla provincia, alla regione, alle ASL, possano mettersi insieme per dare quei risultati che le famiglie chiedono. Dobbiamo anche far notare che in questi ultimi anni l'amministrazione comunale, il sindaco, quindi l'assessorato al sociale sta premendo sicuramente in una situazione un po' delicata che è quella relativa all'assistenza ai nostri anziani e quindi le famose badanti. Le famose badanti che hanno portato in questi ultimi anni sicuramente delle risorse ma soprattutto dei sollievi alle famiglie, però da una parte hanno anche creato dei problemi che sono quelli legati all'ambiente in cui viviamo. Noi vogliamo valorizzare, soprattutto in questo momento difficile dove la persona è in difficoltà e soprattutto dove c'è carenza di posti di lavoro, valorizzare anche le nostre, tra virgolette, badanti, quindi figure del territorio che possano accogliere, sostenere, aiutare le nostre persone anziane con quelle che sono le nostre caratteristiche del territorio, quindi aiutandole nella compagnia, nelle vecchie storie del passato, nell'azione culinaria, perché no, quindi nel tempo libero e quindi tirar fuori tutta quella serie di iniziative che possono aiutare la nostra persona, il nostro anziano. E dall'altra parte aiutare anche un settore che è quello della regolarizzazione di queste figure che oggi dobbiamo ammettere trova ancora molto spazio nel sommerso e quindi nel lavoro in nero. Dobbiamo portare a casa sicuramente un risultato che faccia riemergere questa figura, dia il giusto spazio, erario, previdenza e quindi anche pagamento delle imposte. Ecco perché vogliamo scommettere in figure del territorio e soprattutto vogliamo far sì che queste figure siano regolari, versino i propri contributi, diano il proprio contributo quindi anche dal punto di vista della fiscalità. Dobbiamo seguire quelle che sono strade anche di altri paesi che hanno iniziato in questo percorso, uno per tutti la Francia, dove il sommerso è stato o si sta cercando di eliminarlo con delle detrazioni fiscali a livello previdenziale in modo tale che la famiglia sia incentivata a regolarizzare perché poi troverà delle risorse, dei risparmi e quindi delle detrazioni nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Su questa è la scommessa sulla quale vogliamo lavorare e sulla quale oggi ci confrontiamo qui tra i vari relatori e il territorio che partecipe e credo aspetti delle risposte in questo senso.